tutti. Siamo più o meno nei tempi, io quindi spenderò solo due parole perché gli interventi che mi hanno preceduto secondo me hanno inquadrato perfettamente. Mi devo complimentare in particolare con Fabio perché insomma sottoscrivo pienamente le sue conclusioni. Lui ha evidenziato alcune caratteristiche che sono poi i parametri direttori che hanno, come dire, guidato le attività dell'SNPA negli ultimi, diciamo, 2-3 anni. In sintesi, gestire la complessità. Cioè noi in questi ultimi anni abbiamo imparato che le attività in tema di ambiente sono attività che non si possono gestire appunto singolarmente, con una sola disciplina, con un solo soggetto, ma che bisogna lavorare insieme. E in Italia questa cosa, lo sappiamo tutti, è particolarmente difficile. Noi siamo dei grandissimi solisti, però non riusciamo bene a fare, non dico le sinfonie, ma neanche i quartetti. Spesso ci mettiamo in difficoltà. Devo dire che in questi ultimi anni, invece, nell'ambito delle attività del sistema, come è stato detto, il sistema ha lavorato ben prima che la legge venisse approvata a giugno. Siamo già al secondo piano triennale, 2014-2016, che adesso abbiamo deciso di trascinare nel 2017, perché nel 2017 intanto imposteremo il prossimo piano triennale, che adesso c'è un profilo istituzionale, perché viene previsto proprio dalla legge istitutiva dell'SNPA. Ecco, in questi ultimi anni abbiamo faticosamente imparato, secondo me, molto di più a lavorare insieme. Fabio ha illustrato proprio, come dire, gli elementi tecnici di complessità. Ci sono anche elementi, come dire, gestionali di complessità, no? Come far funzionare i gruppi di lavoro. Nell'ultimo piano triennale abbiamo per esempio capito che i gruppi di lavoro, essendo fatti da un sottoinsieme del sistema, non tutte le ARPA partecipano a tutti i gruppi di lavoro, si creavano delle diseconomie, perché magari le ARPA che non partecipavano si trovavano poi alla fine con un prodotto che non rispondeva alle loro esigenze, magari c'erano delle incompatibilità. Allora, per esempio, abbiamo deciso che ogni gruppo viene accompagnato dai cosiddetti riferimenti, cioè le ARPA che non partecipano attivamente al gruppo di lavoro comunque nominano un riferimento, e questi riferimenti vengono costantemente tenuti aggiornati sulle attività dei gruppi di lavoro, per cui se si dovessero verificare delle incompatibilità, delle incongruenze, queste vengono subito segnalate e si può fare subito una correzione di rotta. E questa cosa, dopo un inizio faticoso in cui si faceva fatica a comprendere, sta funzionando. Cioè alla fine, diciamo, i rischi di arrivare a un prodotto finale su cui una o più ARPA alzano il dito e dice ma questa è incompatibile con la normativa della mia regione, non sono stati praticamente ridotti a zero. E questo è un grosso passo avanti dal punto di vista del funzionamento delle cose. Certo, non è facile, non è facile. Io dico sempre che il diritto ambientale in realtà è un neonato. Se voi ci pensate, diciamo, il diritto tradizionale, il famoso diritto romano, eccetera, gestisce una serie di tematiche, la proprietà, il delitto, eccetera, e sono cose su cui si riflette da secoli e da millenni. Il diritto ambientale nasce qualche decina di anni fa, quindi non dobbiamo spaventarci se ci sono difficoltà, diseconomie, contraddizioni. È un neonato. Ed è un neonato complessissimo, perché accanto a, come dire, elementi propri del diritto su cui c'è una tradizione millenaria, ci sono elementi tecnico-scientifici. Ora, il fatto che le decisioni si prendano sulla base di elementi tecnico-scientifici è una cosa nuovissima. 100 anni fa non era così. Numero uno. Numero due, a scuola non ci hanno insegnato a gestire la complessità. A scuola ci propongono sempre problemi alla cui soluzione esiste ed è unica. Non è vero niente. Quindi ecco, questo per dire come veramente in questi ultimi anni abbiamo fatto un percorso importante. Mi viene in mente un esempio, le linee guida sugli inerti, no? Su cui abbiamo faticato da morire, proprio perché c'erano differenti punti di vista che andavano contemperati, differenti interessi legittimissimi che andavano contemperati. Abbiamo tenuto duro, abbiamo continuato il dialogo, alla fine abbiamo portato a casa il prodotto. Giusto? Guardo la collega dell'ARPA Lombardia. Quindi si può fare, si può lavorare con una voce sola che sia rispettosa delle diversità,
e soprattutto ci si può in questa maniera aprire in maniera più coerente verso l'esterno, cioè non dobbiamo guardare al nostro ombelico, noi siamo un pezzo del sistema Italia, l'Italia è un pezzo del sistema Europa e via dicendo. Quindi quando lavoriamo, lavoriamo perché dobbiamo far funzionare meglio il paese e l'Europa e via dicendo. Va bene, la smetto qui, do la parola a questo punto al primo relatore, Salvatore Caldara, ARPA Sicilia, validazione dati analitici nelle attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati. Io vedo che alla fine si prevede una discussione, per cui farei così, dopo la presentazione se c'è magari uno o due chiarimenti li facciamo subito e poi però lasciamo la discussione finale, le problematiche più di prospettiva. Prego.